brontolare. Cosa significa brontolare? Avrò il diritto come marito di dire che i clauti sono troppo caldi. E sai che ricomincia con i clauti troppo caldi? È una disperazione! Ma non c'è bisogno che ti disperi! Basta mettere in tavola i clauti come devono essere, né troppo caldi e né troppo freddi. Ma ora i clauti non sono più troppo caldi. Ora no, ma quando li hai portati lo erano. Basta, continua sempre a battere sullo stesso tasto. Perché? Cosa intendi dire? Perché te ne vieni sempre fuori con i clauti troppo caldi. Ma sei stata tu a venire fuori con i clauti troppo caldi, mica io. Tu stai cambiando le carte in tavola. Sei sempre il solito piattagrare, basta. Io ora me ne vado, anzi, me ne vado di corsa. Non c'è bisogno che te ne vai di corsa. Basta che te ne vai, per me è sufficiente. Il ragazzo torna a casa dal lavoro, cosa si fa? Ci ho già pensato. Dobbiamo tenere in casa il mangiare, più medicine, gli scriviamo un biglietto. Tu continua pure a mangiare. Lo scrivo io. Allora, gli scrivo che non siamo in casa. Ma questo non hai bisogno di scriverlo. Lo vede da sé, no? Scrivigli che siamo usciti. Ma è quello che volevo fare, gli scrivo che non ci siamo. Siamo assenti. Scrivi. Monaco? Virgola? No! Scrivo... Caro! Ma com'è che ti chiama? Visto che sei tuo padre, dovresti almeno sapere come si chiama tuo figlio. Visto che sei tu sua madre, lo dovresti sapere tu meglio di me. Che lo chiamiamo sempre figliuolo. Ma come diavolo si chiama? Ah! Ecco! Ho trovato! E vado a chiedere alla vicina. Oh no! E dovremo pure arrivarci da soli. Questo non ha il diritto di scriverlo, perché lui è anche mio. Allora scriverò nostro caro Antonio, che mi sarei contenta. Nostro caro Antonio. Egregio signore, nostro caro Antonio. Il tuo mangiare è in cucina sulla stufa per scaldare, perché ormai è freddo. Sì, già, siamo già a dicembre. Parlavo del mangiare. Ormai è freddo. E visto che dobbiamo andare a teatro... Dobbiamo. Ma se non ci va mica dobbiamo. E allora scriverò perché abbiamo modo, perché possiamo, perché vogliamo, perché... Dovremo andare. Ma quando lui leggerà il biglietto, noi saremo già usciti. E allora scrivi, siamo andati. In caso il teatro dovesse finire, forse dormiamo sicuramente a casa. Ti salutano. Con osservanza. I tuoi usciti genitori, unitamente a tua madre. Ma quando dici genitori, la madre è già compresa. E poi ci metto un punto, se non vuoi gradire va avanti a leggere. Ecco fatto. Scrivi ancora questo.
caso, però, che tu il mangiare lo preferissi freddo. E beh, ma allora non hai bisogno di farlo scaldare. E già se no diventa bollente. Ecco fatto. A proposito. Sì, già, a proposito di mangiare e di spese, c'ho qui, giusto appunto, quel fogliettino. Scrivi, scrivi. Sei pronta? Egregio figlio, facendo riferimento al nostro ultimo incontro di oggi, mi permetto ora, cortesemente, di scriverti il conto della tua esistenza, sperando che tu sia d'accordo sui prezzi. Spese per levatrice pagate il 21 settembre 1910, marchi 20. Una vaschetta da bagno in latta, marchi 6. Acqua tiepida per 6 anni, 10 penny al giorno, 219 marchi. Consumo di spugna per 6 anni, 5 penny al giorno, 108 marchi e 50 penny. Un fasciatoio per neonato, marchi 100. Un litro di latte al giorno per circa 6 anni. Pappa di pan grattato, 438 marchi. Per risarcimento per i dolori del parto, a minimo prezzo, 100 marchi. 200 marchi. Periodo scolastico, tassa di iscrizione, abbigliamento scolastico, libri scolastici, merenda per l'intervallo del mattino. Merenda per l'intervallo del pomeriggio. Mezzo litro di birra al giorno, denaro per le piccole spese dai 7 ai 21 anni. Fatto fotografare 5 volte. Cure mediche. 12 litri acqua al mese. Non calcolati. Spese in contanti per cinema, sale da ballo, teatro, vestiari, eccetera, insomma. Insomma, per un totale di marchi 24.625 e 20 penny. In considerazione del fatto che sei della mia stessa carne e del mio stesso sangue, ho praticato lo sconto del 10%, per cui il totale è 22.000 marchi e 70 penny. Da pagarsi entro 8 giorni, in caso contrario sarei costretto, mio malgrado, a intraprendere un'azione legale. Firmato tuo padre. Ecco fatto. Ora lo mettiamo sul tavolo. No? Forse qui non lo vede subito. Lui di solito entra dalla porta. E allora mettiamolo qui. Sul pavimento. Così lo pesta con gli stivali sporchi di fango e poi non riesce più a leggerlo. Ma no, non vicino al mazzo di fiori. Penserebbe che al suo onomastico. Ehi, ma non è il suo compleanno. Già, ma si arrabbierebbe. Insomma, così non va. Ecco, vieni a vedere. Così è perfetto. Appena lui entra dalla porta, viene a sedersi qui. Guarda nello specchio e pensa: ma che razza di biglietto è questo? E così lo vede. Sì. Ma certo che non ci guardiamo dentro perché sappiamo che c'è il biglietto, ma lui non lo sa. È indispensabile che ci guardi. E se invece non ci guarda? Il biglietto l'hai messo per niente. Allora. Ecco, ho trovato. Scrivi un altro biglietto. Appena entri in casa, guarda immediatamente lo specchio. Allora io scrivo, Appena entri in casa, guarda immediatamente lo specchio e vedrai qualcosa. Ecco fatto. Ho perso tanto di quel tempo a scrivere che sono quasi le 7. Meno male che il teatro comincia alle 8. Comincia alle 7:30. Quasi quasi piatti, li lavo domattina, altrimenti si fa troppo tardi. Fanny! Ma sarà
100.000 bottoncini che ti ho. Troppi, troppi. Me ne basta uno soltanto. Vorrei proprio sapere dove li ficchi tu i bottoncini. Comincio a pensare che li mangi. Ah, eccolo il bottoncino. Ora vado a prepararmi. Anzi, no. Devo tornare in cucina. Fanny! 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 E Colletto dov'è? Dove l'ha lasciato ieri? Prima che lo scaraventi, dietro la stufa. No, tieni un attimo il ferro. Ai! Cretina che non sei altro. Mi è caduto il bottoncino. Adesso mi manca di nuovo. Guarda che se vai avanti così arriveremo in ritardo. Te lo dico già che sia sotto la stufa. Ma se la stufa è finta. Ah, eccolo dove è finito. È sotto il comò. E Colletto dov'è? E di nuovo gli manca il colletto. Eccolo. Ma no, che colletto? Ah, eccolo. Adesso vado a prepararmi così almeno uno dei due sarà pronto. Cosa dici? Mi metto il vestito nero? Sì. O invece quello marrone? Sì. Ma non posso mica mettere due vestiti. E beh, così. E così non avrai freddo. Ah, per una volta che ti si chiede qualcosa. Beh, adesso metterò quello marrone, poi vedremo. Tempo a cambiarlo con quello nero. Da capo con quei 500 gancetti. Non aver paura, ci ha fatto mettere la cerniera l'anco. Eh sì, certo che prima l'altrimenti si riusciva a chiudere un gancetto che subito se ne arrivò l'altro. Quando fu il vestito, appena ne arrivò questo uno, se l'era già rinchiuso l'altro. E su! Dai! E non star sempre lì a parlare, parlare. Pensa un po' anche a prepararti.